Sì. Sì, ci sono. Sì. Tutto bene? Sì. Mi serviva solo una pausa. Sembrava avessi vomitato l'anima. Già, ho vomitato. È solo stress. Questo lavoro te va a matar. C'è stata una fuga di dati. Il capo mi ha coinvolto perché siamo dovuti intervenire. Tutto il quartier generale è in fibrillazione. Ma tu non sei fottuta, vero? Sei quella che risolve i problemi degli altri. Jackie, se lavori per il controspionaggio Arasaka, sei sempre fottuto. Non preoccuparti per me. Me la caverò. Buona suerte. Mi hanno trattenuta, sto arrivando. Francoforte del cazzo. Quella troia di Abernathy ce lo scaricherà addosso. Devo riattaccare. Sono nel mio ufficio. E tu sbrigati. Saburo Arasaka si arruolò come pilota della Nippon Kaibun, la marina imperiale giapponese. E all'età di 23 anni aveva già raggiunto il grado di tenente. Il signor Jenkins ha chiesto di te. Quanto tempo! Sono io, Frank. Ci siamo conosciuti durante Icefall, sull'East Coast, ricordi? Non sapevo che fossi qui a Night City. Come stai? Sai com'è? Una settimana fa ero ancora a Cape Town. Ho saputo che ora sei nel controspionaggio. Devi avere per le mani una bella patata bollente dopo Francoforte. Il tuo capo è Jenkins, vero? È davvero come dicono? Che cosa dicono di Jenkins? Che è efficace, come tutti gli psicopatici. Sembra che ultimamente sia un po' impazzito. Ehi, è in una brutta posizione. La direttrice doveva approvare la sua promozione all'arrivo dei giapponesi. Invece l'ha pugnalato alle spalle. E tu? Per chi lavori? Abernathy. È davvero capace. Ha organizzato lei l'operazione di Cape Town. Ah, la stronza che ha annullato la promozione del mio capo a direttore delle operazioni speciali. Lo sai com'è... Cose che capitano. E come se capitano. Dimmi dell'operazione a Cape Town. Operazione cargo. Ne sai qualcosa? Armare i conflitti locali in Africa. Non sapevo che fossi tu. Ero io. Abbiamo gettato casse di fucili nell'oceano. Hanno dovuto usare dei pescherecci per recuperarle. Sempre lo stesso circo. Ma sai, è così che si vincono le guerre. Senti, scusa, ma ora vado un po' di fretta. Parliamo un'altra Protocolli volta, Protocolli d'emergenza attivati. Certo, sistema di sicurezza confermato. È stato bello rivederti. Guardarla mai lei, la tirapiedi di Jenkins. Entri nell'anticamera, prego. Conferita autorizzazione da visitatore. Sei online? Siediti, vi arrivo subito. Devo sistemare questa cosa del voto prima che perdiamo le nostre basi nel mare di nuvole. Stanno per iniziare, com'è la situazione? Come pensavamo? Sai cosa fare? Procedi pure. Direttrice Abernathy. Ho guardato la votazione, che cazzo è successo? Un'epurazione, dopo la merda che Francoforte ci ha scaricato addosso.
Come concordato, ho risolto il problema. Ti avevo detto di risolvere il problema, non di massacrare il Consiglio Spaziale Europeo. Sai quanto ci costerà esabbiare questa cosa? Avremmo perso la licenza, così abbiamo guadagnato una settimana. È una vittoria. Sempre la via con meno resistenze, senza compromessi. Tipico di te. Questa storia non finisce qui. Odio quella stronza. L'ho sempre odiata. Non è la prima volta che Abernathy ti incastra. No, non è la prima. Mi ha infangato di fronte ai dirigenti giapponesi per farsi promuovere a direttrice delle operazioni speciali, quella troia. Ora mi punta una pistola alla testa perché io non faccia scherzi. Ma non premerà il grilletto perché ha bisogno di me. Faccio quello che lei non ha le palle di fare. Che troia. Divide e timpera. Una strategia efficace. Efficace. Tu che cosa faresti nella mia posizione? Devi difenderti. Ricordare ad Abernathy che non sei il suo zerbino. Hai ragione. Dalle una sberla, ma forte. Così ti rispetterà. Sembra che la vediamo allo stesso modo. Prendi questa. È quello che ho raccolto nelle scorse settimane. Dati biometrici, tessera del Trauma Team, nomi dei suoi collaboratori più stretti. Autista, capo della sicurezza, amante, amante di suo marito, tutto quanto. Usali per fare in modo che Abernathy non sia più un problema. L'hai detto tu, devo difendermi. Se scoprono che ne abbiamo anche solo parlato, mi fanno fuori insieme a te. Vero. Lo sanno tutti che sei arrivata fin qui soltanto grazie a me. Quindi nessuno crederebbe che tu non ne sappia nulla. E se rifiuto, che succede? Non fare domande stupide. Non è una richiesta, Vi. Sembra che ci siamo capiti. Prendi anche questi. Usa soltanto questi soldi, cerca le persone giuste per il lavoro, niente affiliati corporativi. E per l'incarico principale usa soltanto qualcuno che conosci bene. È tutto chiaro? Sì, tutto chiaro. Bene. In tal caso, attendo il tuo rapporto. Buona fortuna. Il mio avvio è in attesa fuori, usalo liberamente. E non deludermi. Ho quei rapporti che mi avevi chiesto. Adesso non ho tempo, mandameli. Ehi, Vi, sei viva? Come vanno le cose in quel covo di vipere? Mi serve il tuo aiuto, Jack, per affari. Ah, sono sempre affari con te, Chica. Sei nei casini? Non ancora. Per il momento mi serve una persona fidata. Questo lo prenderei come un sì. Troviamoci a Lizzie's, sarò lì tra un'ora. Mi serve la tua firma per una cosa. Forse una nostra risorsa è stata scoperta. Ancora Francoforte? No, è un altro problema, locale. Dimmi, velocemente. Il nostro agente alla biotecnica sospetta che l'abbiano scoperto. Gli hanno appena concesso un accesso di sicurezza di livello rosso, il massimo. Sta cercando prove compromettenti, ma poca roba. E quindi? Sono puliti, intendo puliti come se gestissero un orfanotrofio. Da reset dei server. Sospettiamo che l'abbiano scoperto e che gli stiano fornendo dati falsi. Dobbiamo tirarlo fuori o lasciarlo cercare. Lasciatelo lì a scavare. Abbiamo investito troppo per richiamarlo proprio adesso. Ne sei sicura? Ho bisogno di ripetermi?
Oh, no, no, certo. Il rapporto sul voto. Porca puttana. Il mondo ci farà a pezzi quando si fa. Accesso consentito. Prega di indicare la destinazione. Destinazione Lizzie's Bar. Destinazione ricevuta. Questa è N54 News con una notizia dell'ultima ora per voi. Una conferenza del Consiglio Spaziale Europeo è stata sospesa in seguito a un guasto di un sistema di stabilizzazione neurale. 5 membri del Consiglio Spaziale Europeo sono morti e 3 versano in condizioni critiche. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause di questo terribile incidente. I membri del Consiglio indossavano tutti i dispositivi forniti dalla biotecnica. I rappresentanti della corporazione non hanno ancora rilasciato dichiarazioni. Il nostro inviato è sul posto. Vi aggiorneremo sugli sviluppi non appena avremo notizie. Restate con N54 News per le ultime notizie. Non avremmo dovuto sentirci fino alla fine della settimana.
Satori ha ricevuto una notifica di una lettura biometrica preoccupante. Mi sembrava giusto chiamare. Va tutto bene? Bene, bene. Tutto a posto. Pensa di nuovo alla nostra ultima sessione. Gli esercizi. Medita 3 volte al giorno. Ti calmerà ed eleverà il tuo spirito. Fidati. Certo, ok. Ci vediamo dopo. Atterraggio designata nei pressi della destinazione. Trova un posto il più vicino possibile al bar. Fanculo alla procedura. Inizio sequenza d'atterraggio in base ai nuovi parametri. Corpo merda! Ti sembra una piattaforma d'atterraggio? Potevi schiacciarci! Cristo santo! Ok, no, ehi, non vogliamo problemi con te! Lasciami stare! Sembri in cerca di rogne. Perché tutte a me? No, niente rogne, sono qui per affari. Buona sapersi. Benvenuta a Lizzis. Siediti e dimmi cosa ti preoccupa. Anch'io sono felice di vederti. Come stai? Ci sono screzi tra i Valentinos e i Maelstrom. C'è da guadagnarci parecchi Eddie, a patto di non farsi seccare. Sai com'è? Non posso lamentarmi. Ma non siamo qui per parlare di me. Raccontami un po' di questo tuo problema. Shard dati. Prendi. Che ne pensi? Ti costerà parecchio. E dovremmo agire in gran segreto. Niente tracce, solo contanti. Ho i soldi. Servirà una squadra, sicuro. Un tecnico, forse due. Un netrunner ben equipaggiato e un autista che sappia fare i numeri. Per non parlare di un solitario. È quello che mi manca. È questo che vuoi da me? Un grilletto per freddare la signora? Pensavo di poter contare su di te. Mi conosci. Non sono certo un santo. Ma questo lavoro non è nel mio stile. In effetti pensavo non fosse neanche nel tuo. Sai come opera la Rasaka. Ok, forse non lo sai. È una richiesta professionale che non posso rifiutare. Ma io sì. E lo farò. E anche tu dovresti fare lo stesso. Ora, che ne dici di bere qualcosa e chiacchierare un po'? Gracias, mamita. Tequila doppia con granatina e lime. Niente di meglio per rilassare i nervi.
a questo. Sarebbe un brindisi. Che cazzo mi significa? Si brinda a tua mamma, a tua ermana, alla mamaseta che incontrerai al bar. A questo non vuol dire un accidente. A questo. Questo lavoro è tutta quella merda corporativa. Sai cos'è? Un patto con il diavolo. Te l'ho sempre detto. Hai venduto l'anima a quegli stronzi dell'Arasaka. Oggi ti chiedono di ammazzare qualcuno. Domani chiederanno a qualcuno di ammazzare te. Sono queste le regole, Jack. Se vuoi arrivare in cima, devi metterti in gioco. Ma tu non sei in cima. Lì c'è Saburo Arasaka e tu sei la pendeja che ce lo tiene. Lavora per te, vivi per te. È l'unico modo. Forse un giorno, ma per ora mi manca poco. Ti mancherà sempre poco. Sempre. Ehi, vi siete persi? Qualche problema? Vi, giusto? Vi manda Jenkins. Non credo di conoscervi. Infatti, ma noi conosciamo te. Jenkins ti ha assegnato un incarico oggi. Devi darci tutti i dettagli. Puoi ripetere nome e dipartimento? Non ho capito bene. Cazzo! Come ti senti? Brutto colpo, eh? Il tuo accesso alle reti della compagnia è stato revocato. Presto, tutta la cibernetica corporativa in tuo possesso non funzionerà più. Dacci i dati che hai ricevuto da Jenkins. Ciò concluderà le procedure di cessazione. Come cazzo l'avete scoperto? Questo non ti riguarda. I dati, subito. Le informazioni sono sullo shard. Ottima scelta. Abbiamo finito? Le formalità sono concluse, sì. Ma credo che Abernathy ci pagherebbe volentieri per togliere di mezzo un pezzo di merda come te. Alzati, tu vieni con noi. Forza, muovi. Ehi, calma. Mi sa che vi siete dimenticati di essere molto lontani da casa. Dubito che questo bario sia nel vostro stile. Potrebbe non essere salutare. È chiaro? È una minaccia. Se iniziate a sparare, potremmo unirci alla festa, eh? E magari qualcuno potrebbe morire oggi. Abbiamo quello che cercavamo. Sarà sufficiente. Siamo scampata, Icos della cingata. V, come ti senti? Tutto bene? Mi sento di merda. Mi brucia la gola. Non so se riesco a respirare. È come quando il mio cuginetto si faceva di droghe. Brividi, mani tremanti, sudori freddi e nausea. Sì, esattamente così. Ehi, vuoi che ti porti da un bisturi? O magari sta già arrivando il trauma team? Dammi un minuto, devo riprendermi. Sono fottuta, Jack. Ho perso il controllo della mia vita, completamente. Direi che l'hai appena ripreso. Non potevi dirgli di no. L'hanno fatto loro per te. Una cosa positiva, vedrai. E poi non hai proprio perso tutto. Stai per dire che ho ancora un amico? Che cosa carina. No, stupida. Hai ancora i soldi di quel lavoretto, no? Probabilmente saranno parecchi dindini, ideali per un nuovo inizio. Esatto, chica. Tirati su. Ehi, hai capito? Non mi sembri molto in forma.
Me! Ehi, ermana. La tua nuova vita inizia ora. Ciao a tutti, è bello riavervi con noi. Avete sentito della portaerei della Arasaka che è ormeggiata a Night City? Si chiama Kujira, ovvero balena. La corporazione ha ritenuto che non fosse al sicuro in acque giapponesi. Temeva che dei pescatori locali potessero arpionarla per eseguire ricerche scientifiche. Ma in fondo è un'ostentazione di potere. Chissà come risponderà la Militech. Forse la Myers farà volare un B-17 tutto arrugginito sul quartier generale della Arasaka. Salve Night City! C'è Stanley qui con voi! Ci aspetta un'altra giornata nella città dei sogni! Oh, amo questa città! La amo come si può amare una madre che lascia il figlio in orfanotrofio e 20 anni dopo gli chiede una sigaretta per strada! Ogni giorno arrivano centinaia di nuove facce, ma solo metà di questi idioti resisterà un anno. Metà, se tutto va bene. E perché questa gente viene a NC? Per fare i nuovi samurai come Morgan Blackhand e Weyland Boa Boa. Maggiore il rischio, più alta la taglia. Almeno così dicono. Ma non puoi giocare tra i professionisti per sempre. Più veloce vivi, più in fretta ti consumi. Se prima non ti becchi un proiettile in testa. Sapete dove si trovano quasi tutte le leggende di NC? Al cimitero. Non importa da dove vieni, non importa che strada fai, importa solo il modo in cui arrivi. A Night City, la città dei sogni. La tipa che cerchiamo deve essere in questo edificio. Sarà pieno dei pendecos che l'hanno rapita. Occhi e orecchie ben aperti, ok? A proposito, ho una cosetta per te. Uno shard di addestramento della Militech. Se vuoi dare una ripassata ai passi di danza. Pronta per qualche tiro al bersaglio virtuale? Non ora, Jack. Non c'è tempo. Magari più tardi. Certo, certo. Mañana. Mañana. Diamoci da fare. Ascensore.